Questa è la vallata Crespadoro, alle pendici dei Monti Lessini. È qui che da settembre a gennaio si radunano i cacciatori veneti. Questa è la zona, diciamo, la rotta migratoria più importante d'Italia dei passeriformi. Questo è il passaggio obbligato, diciamo, che da milioni di anni portano avanti. Nonostante questa sia una zona che nel 1982 era stata richiesta la protezione proprio perché è una rotta migratoria ed è assurdo sparare quando sono in migrazione, invece si spara moltissimo e qua si può notare anche a terra che troviamo questi che sono dei pezzi delle munizioni, si chiamano le borre e qua se guardate in giro ce ne sono a centinaia e centinaia. In queste colline in anni di caccia si sono sedimentati chili e chili di plastica che nessuno raccoglie, per non parlare dei pallini di piombo che si sono dispersi nel terreno. Ci troviamo in una zona dove non si potrebbe sparare neanche per le distanze, vedete lì siamo a circa meno di 100 metri da dietro da una colonia. Andiamo a vedere dov'è questa colonia. Ok, il custode ci ha segnalato, ha proprio chiamato lui dicendoci che pulendo il tetto della casa sulle grondaie hanno trovato ben 4 kg e mezzo di piombo, quindi pensate che fuoco che c'è in questa zona qua. Questi sono tutti piombini che sono contenuti, questi sono, compongono i famosi 40 grammi che sono di piombo che sono all'interno della cartuccia. Questi si aprono a rosa, quando viene sparato il colpo si aprono a rosa, quindi l'animale viene bersagliato da una rosa di pallini che sono appunto questi, questa piccola. Questo è un uccellino morto? Sì, e dove è un frosone abbattuto a 10 metri da un'abitazione, dove che il cacciatore non può stare. È un tipo un uccello dato in deroga. Scacciati in deroga solo in Veneto, in tutto il resto d'Italia è protetto ed era protetto per... Che specie è questa? Frosone. Un frosone. Certo, certo. Qua viene abitualmente sparato. Noi chiamiamo Lodo Zaia la deroga di quest'anno, perché su queste 11 specie solo nel Veneto è permesso fare quello che altrove in Italia e nella comunità europea è vietato e è sanzionato penalmente. Questo avviene solo qui, questi animali sono cacciabili solo nel Veneto. E sono in via di estinzione, è una razza protetta? Sono protetti dalla comunità europea. Guarda, quando vola questo è veramente stupendo. La Corte di Giustizia Europea ha multato l'Italia per le continue deroghe concesse dal Veneto ai cacciatori. La multa è di 10 milioni di euro per la stagione venatoria del 2005, ma da allora le cose non sono cambiate. E queste che cosa sono? Queste sono, vengono chiamate in gergo le altane, sono delle postazioni da caccia, praticamente sono dei capanni sopraelevati, come vedete sono costruiti di tubi innocenti e vanno sopra le fronde degli alberi in modo tale da poter sparare agli uccelli che arrivano dalla migrazione. Sfiorano proprio gli alberi e lì si ritrovano davanti a tiro di fucile, queste vanno anche a 20 metri di altezza, perché questa struttura non può essere utilizzata però. Con altre altane. Nel Veneto ci sono 55.000 cacciatori e le deroghe consentite dalla regione non riguardano solo il numero e le specie dei volatili cacciabili. È l'unica regione che autorizza l'uso dei roccoli. Questo, come vedete, è un centro di cattura, che vedete questa struttura circolare dove diciamo viene piazzata la rete tutto intorno e all'interno vengono messe le gabbiette con i richiami e loro, per capire cosa c'è, logicamente si buttano giù e arrivano nella rete. Cos'è successo? Poi nella legge 593 ultima si è deciso invece di aprire i roccoli in deroga alla legge diciamo europea, che prevede invece che non si possano utilizzare. Per cui gli uccelli che hanno fatto circa fanno 12-15 mila chilometri di volo per fare la migrazione vengono presi e fanno la vita dentro quelle gabbiette là, per il resto stanno per il resto della loro vita dentro gabbiette di 25x20.